Benvenuti in un nuovo video. Oggi vi faccio vedere i miei prodotti terminati, beauty del periodo, ma tutto questo dopo la sigla. Ebbene sì, cari e care, è tanto tempo che non faccio questo video e ho la bag piena, quindi è arrivato il momento di svuotarla e di dirvi cosa ne penso dei prodotti che ho terminato. Inizio subito con Beyond Zeng Zen Emotion Bagno Doccia Gold Elixir. Favoloso! Mi è piaciuto tantissimo l'odore, cioè farmi la doccia con questo prodotto è qualcosa di godurioso, fantastico, quindi sì, se lo ritrovo lo ricompro. La mousse doccia di Lidl, di Sien, insomma, devo dire che a differenza della Nivea è una schiuma molto molto più corposa, avvolgente. Io personalmente la ricomprerò durante questo inverno perché d'estate sulla pelle l'ho trovata un po', però una sensazione mia personale, un po' pesantuccia, ottima anche da utilizzare per radersi le gambe, però devo dire che non lo so perché rispetto a quella di Nivea mi è sembrata più pesante come schiuma, è molto più con un potere più lavante, non so come dirvi, quella di Nivea mi sembra più leggera sulla pelle, questa l'ho trovata un po' pesantuccia, però è una impressione mia personale e ve l'ho detto, la ricomprerò però durante il periodo freddo. Poi ho terminato questo sapone per il viso della linea Hydro Expert by Sien. Lo amato, l'ho adorato, sì, lo ricomprerò se lo ritrovo. Rispetto a quello di Neutrogena è un po' più fa un po' più schiuma. Quello è molto più delicato, però devo dire che mi è piaciuto, non mi ha dato nessun problema al viso di secchezza. Sapone liquido per le mani Capricci comprato all'MD Fragole Panna, fantastico, sì, se lo trovo lo ricompro. Terminata la mia mousse ai raspberry, ai lamponi e tè bianco. Io adoro questo prodotto, sì, lo ricomprerò sempre proprio perché d'estate amo questo tipo di formulazione subito dopo essermi fatta la doccia, mentre quando ho un po' più tempo per me stessa preferisco utilizzare una crema corpo rassodante perché ci vuole. Ci vuole ragazze, a quasi 38 anni ci vuole quando non si può fare palestra o attività fisica. Voi giocate d'astuzia, vi comprate le creme giuste e tamponate la situazione con quelle. Tonicol rosa di Pixi, buono, un ottimo tonico, leggero, il profumo è meraviglioso. Non lo so se lo ricomprerò perché mi sembra un po' caruccio e ho adocchiato un altro tonico alla rosa che voglio provare e vedere, insomma, se magari risparmiando qualche euro si può avere un risultato simile o pressoché simile. Di questo brand qui che non lo pronuncerò neanche se mi pagate 1 milione di euro, forse se mi pagate 1 milione di euro ci provo a pronunciare questo brand ungherese Omorowicz, non lo so se l'ho pronunciato bene, però comunque questo qui che è l'acqua che utilizzava la regina di Ungheria.
Niente, cioè io l'ho utilizzata, se l'ho utilizzata prima di applicare il siero all'acido ialuronico, allora vi aiuta, ma se ve la spruzzate così tanto per sentirvi belle, giovani e in forma, non funziona, ha un leggero odore di rosa, è carina, ma lascio il tempo che trova, non butterò più i miei soldi su un prodotto del genere, io non lo ricomprerò proprio. Poi ho terminato questo prodotto qui, che è una crema per il viso alla mandorla ed aloe, una crema molto idratante che io adoro, di questo brand Earthscience, fantastico, questo arriva dall'America, non si può... Forse su Amazon UK si trova, non lo so, però arriva dall'America questa qui, non lo so se si può reperire in Italia. Poi ho terminato un'altra confezione del mio deodorante preferito, Breeze Donna 205, lo adoro, quindi sì, lo ricomprerò. Terminata di Diego Dalla Palma la crema alla vitamina C Radiance Cream. Io l'ho comprata ad ottobre l'anno scorso, ottobre-novembre, giù di lì, e non mi è piaciuta. Devo dire che invece d'estate l'ho gradita, però non è una crema che mi fa... l'odore è buono, che mi invoglia a ricomprarla. Cioè non è una crema che mi ha fatto innamorare, mi ha fatto vedere risultati meravigliosi sul viso, per cui dico adesso che ti ho trovato non ti lascio più, quindi... No, una buona crema, però non ho visto miracoli, diciamo. Questo prodotto è stato alla larga perché fa veramente bip bip bip. È uno shampoo crema senza schiuma per tutti i tipi di capelli, estratto di biancospino, senza solfati, senza siliconi, ma è terribile. I capelli rimangono sporchi, alla fine non l'ho utilizzato più per lavarmi i capelli, ma l'ho utilizzato per radermi, perché niente, è un prodotto inutile. Avevo comprato questo prodotto perché ne avevo sentito tanto decantare le lodi da una youtuber che io seguo e che... do una certa importanza nelle cose che dice, perché solitamente dice le cose che pensa, ma non avevo compreso bene che era un prodotto omaggiato dall'azienda e quindi forse ha dato delle lodi in più che non merita un prodotto del genere, che io assolutamente boccio e che non ricomprerò più, no. Non mi piace. La crema di Liz Hurley, una crema all'avogado, devo dire che è una buona crema, mi è piaciuta questa linea di Liz Hurley, alcune cose mi sono piaciute, alcune un po' meno. Era un kit che avevo acquistato da QVC, adesso QVC so che non vende più questo brand, per cui ciao Liz Hurley, non starò qui a cercarti di reperirti, perché anche tu non mi hai conquistata più di tanto. Utilizzato nel mio periodo di stress questa maschera che mi ha inviato Elisabetta del canale Elisabetta R, ciao Eli, è una maschera fantastica, ragazze, segnatevela, screenshotatevela, perché funziona davvero, vi tira su che è una bellezza, quindi andatela ad utilizzarla quando avete un evento importante, quindi volete la massima forma del vostro viso, del vostro aspetto, perché realmente funziona questa maschera. È particolare una volta applicata, però poi i risultati sono strabilianti. Ho terminato questa maschera di Sien, mi è piaciuta tantissimo, quindi sì, la consiglio, ottima, idratante veramente al massimo, specialmente nelle giornate calde quando il sole era veramente forte. Tornando a casa mi sono
ristorata facendomi questa maschera qui. Sono veramente piene di prodotto e poi la pelle va a bersi questi sieri che sono contenuti all'interno. Anche questa di Sien non mi è dispiaciuta, quindi sì, la ricomprerò. E poi per terminare ho utilizzato questa maschera con oro 24 carati comprata da Rossmann a Budapest. Devo dire che mi è piaciuta, mi sono trovata bene, peccato non ci sia un Rossmann per poterla ricomprare. Bene cari e care, questi erano i miei prodotti beauty terminati e spero di esservi stata di aiuto nel dirvi cosa ne penso di questi prodotti. Ci vediamo al prossimo video.